L'Istituto Enologico di Alba da alcuni anni sta affrontando degli aspetti inerenti alla salute dei nostri allievi. Nell'ambito del progetto Salute, ogni anno affrontiamo una serie di tematiche, per esempio quelle inerenti all'uso appunto corretti stili di vita, alle donazioni, disturbi alimentari, alle dipendenze. Oggi abbiamo svolto una giornata dedicata appunto alla donazione e trapianti di organi, così come 15 giorni fa abbiamo svolto 2 giornate con l'Avis Alba. Infatti hanno portato l'autoemoteca a scuola e in 2 giorni hanno donato circa 45 ragazzi il sangue, più c'era anche l'associazione AIMO per quanto riguarda appunto la donazione del midollo, e altrettanti ragazzi si sono poi iscritti per entrare a far parte di questa grande società, associazione italiana, che è appunto la donazione appunto del midollo osseo. In futuro abbiamo altre attività, come per esempio la giornata dedicata all'urologia, ma in realtà è una giornata più su quelle che sono un po' le prevenzioni di malattie trasmissibili sessualmente e l'igiene appunto personale. Tutto questo perché ci è stato chiesto dal Ministero. Per cui in ottemperanza a quella che era questa ordinanza del Ministero della Salute, ogni anno l'Istituto con queste attività vuole un po' anche curare quello che è l'aspetto psicofisico dei ragazzi. La donazione degli organi è un dovere civile e un atto medico-terapeutico fondamentale per ridare la vita a qualcuno. Noi come medici abbiamo l'obiettivo, al termine di un percorso di cura, di cercare di far sì che sia realizzato il volere donativo di un qualcuno che con un suo gesto salva la vita di tante persone. Quindi il donatore è la base delle nostre cure, delle nostre terapie. Una bella giornata quella vissuta oggi ad Alba, all'Istituto Neurologico, dove in un contesto progettuale, porgi una mano, qualcuno ha bisogno di te, lavorare insieme al Centro Regionale per Allievi e Trapianti, nel suo specifico i ragazzi, il referente del Centro Regionale Trapianti, Graziano Carlidi e il suo staff, ha portato Aido ad esprimersi in un rapporto positivo, un sì alla vita, da esprimere anche dagli studenti, chiaramente maggiorenni, e dai loro genitori, tramite un semplice gesto. Digital Aido, possibilità in 45 secondi di esprimere un sì alla vita e chiaramente essere al fianco di persone che hanno necessità di un trapianto.